Dopo 18 anni, Monsignor Piero Coccia si congeda dal suo incarico da arcivescovo metropolita di Pesaro. Un commiato che è arrivato dopo diverse proroghe alla scadenza del suo mandato per sopraggiunti limiti di età. L'annuncio è arrivato sabato dall'Episcopio del Duomo di Pesaro in contemporanea ad un altro annuncio, quello dell'Arcidiocesi di Fermo, che ha indicato la nomina di Papa Francesco al successore pesarese di Coccia. Vale a dire Don Sandro Salvucci, 57 anni da compiere ad aprile, nato a Macerata ma cresciuto a Corridonia, nonché parroco dell'unità pastorale di Montegranaro. Si insedierà a Pesaro entro 3 mesi, un lasso di tempo in cui Coccia amministrerà ancora la diocesi prima di dare il benvenuto al suo successore. Siamo come chiesa locale molto contenti di questa scelta. È una persona che tra l'altro conosciamo e lui conosce anche un po' Pesaro. È anche una persona che qui da noi ha fatto esperienze con i suoi ragazzi nei campi scuola presso Villa Borromeo, ma anche conosciuto per altre ragioni. Quindi siamo in un sentimento di grande gioia, nel frattempo anche di grande corresponsabilità. Fare il vescovo non è cosa semplice, specialmente per i tempi in cui viviamo, e allora a lui facciamo gli auguri di continuare tanti cammini che la Chiesa di Pesaro ha intrapreso e che vanno continuati e che vanno progressivamente orientati. Quindi questo è un augurio molto sentito. E per quanto riguarda me, devo dire che in 18 anni ho assistito a un trapasso culturale, sociale, politico, anche economico e anche ecclesiale di grossissimo rilievo. Io quando mi hanno fatto vescovo non pensavo che mi avrebbe atteso un periodo così intenso e di grandi modificazioni e cambiamenti. Così però è stato e ho cercato di viverli certamente con grande fede e anche con grande attenzione a tutte quelle sfide che i tempi mi hanno riservato. Devo dire che mi sono stato accompagnato dalla nostra arcidiocesi, dai sacerdoti, religiosi, consacrate, molti operatori pastorali e poi dai collaboratori più diretti, sia nella sfera pastorale come anche nella sfera economico-amministrativa. Quindi non sono stato solo, anche se queste sfide sono state di grande entità e credo che altre sfide ancora ci saranno.